La cosa che facciamo tutti quanti in questo momento in cui siamo annoiati è quello di scorrere i vari social. Allora, sui social, soprattutto su Facebook, ci sono tantissimi post di persone che si annoiano a casa. Allora, la statistica dice che in questo momento le pagine più frequenti dei nostri amici, credenti e non credenti, sono di due tipologie. Uno sono le persone che pubblicano fotografie delle torte che fanno. C'è una quantità di torte che stanno facendo a casa le persone, per cui vediamo torte di tutte quante le dimensioni, di tutte quante le fattezze e ricette. Il problema è uno, che dovendo stare a casa non le possiamo condividere praticamente con nessuno. E non possiamo condividere con nessuno le prelibatezze, per cui ce le mangiamo, per cui andranno soltanto ad aumentare la nostra glicemia e il nostro colesterolo. Per cui attenzione con le torte. Un altro degli effetti collaterali di questa clausura forzata è il moltiplicarsi delle persone che pubblicano post per quanto riguarda le risposte bibliche al coronavirus, che è una cosa buona. C'è un moltiplicarsi di predicatori online, tantissimi hanno messo cose. Io sinceramente oltre questo non metto perché già c'è troppa roba sul web, non che sia un male, però comunque alla fine a forza di dire le cose, alla fine si dicono anche cose no, non precise. Una delle cose che è dei versetti che è più gettonato in questo momento per la situazione è il Salmo 91. Stranamente il Salmo 91 è 9.1 e il Covid è 19.19, soltanto una curiosità statistica. Il Salmo 91, ci sono due versetti che citano tantissime persone online in questo momento, e sono il versetto 3 e il versetto 7, che dicono. Il versetto 3 dice: Certo, egli mi libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Il versetto 7 dice: 1.000 ne cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Ora, sinceramente, non ho grandi capacità bibliche, non ho fatto studi specifici su questo salmo, però qualche cosa l'ho studiato, anche e soprattutto sentendo altri messaggi di altre persone. E non so realmente dirvi se realmente questo bi versetto biblico possa applicarsi alle nostre vite, la peste micidiale. Per quel poco che so e per quel poco che penso, penso che questo non c'entri molto con la salvezza fisica delle persone, con la salvezza dei credenti, con la sanità del corpo, dei credenti. I credenti in tutte le epoche, non soltanto in questa, anzi soprattutto in quelle passate, si sono ammalati, hanno sofferto, alcuni sono guariti, altri non sono guariti e sono andati al Padre anzitempo rispetto alle statistiche della vita media. Però non penso che possa essere applicata questo versetto che il Signore ci salverà dalla peste micidiale. E dicendo che la peste micidiale è il Covid-19. L'altra cosa che abbonda tantissimo in questi momenti sono le richieste di preghiera. Tra l'altro riceverete sul gruppo WhatsApp, abbiamo ricevuto dall'Alleanza Evangelica Italiana una proposta di organizzare una preghiera, mi pare il 22, poi di marzo vi manderò i dettagli, in cui tutte le chiese italiane si riuniranno in preghiera per pregare per
diverse cose per la protezione, per l'Italia, ma anche per tutto quanto il mondo. Dobbiamo dare la nostra adesione così che l'Alleanza Evangelica Italiana potrà pubblicare le chiese che aderiranno, così che si saprà di tutte le chiese che stanno pregando attivamente in Italia. Tutti quanti stiamo pregando, però è bello testimoniare il fatto che stiamo pregando. Per cui moltissime persone stanno organizzando delle preghiere. È un'attività assolutamente legittima, anzi è doverosa, buona, sana. Però vorrei mettervi in questa mattina in dubbio il motivo del perché preghiamo. Perché preghiamo? Allora, secondo voi Dio non conosce la situazione? Dio non vede quello che sta succedendo? Se Dio sa ogni cosa, vede ogni cosa, conosce ogni cosa, perché io devo chiedere che Dio intervenga? Che Dio agisca. Perché devo chiedere? Non potrebbe fare tutto da solo. Lui d'altronde è onnisciente, onnisapiente. Dio sa tutto di quello che succede in Italia, in Cina, di quello che succederà negli altri stati. Ha bisogno lui di un promemoria per ricordarsi. Ah, porca miseria, mi ero scordato che c'è il coronavirus. Ah, sì, aspetta. Grazie Marco della tua preghiera. Che me l'ha fatto ricordare perché, oh, m'ero scordato che c'era il coronavirus. Ma perché dovrei pregare dunque quando Dio sa tutto quanto? Sapete, uno dei miei più grandi difetti, e l'ho dimostrato anche con la tecnologia del rimandare tantissimo la diretta, è che alcune cose a me piace che vengano fatte bene e sono fatte bene soltanto se le faccio io. Per alcune altre io sono un bravo insegnante, o almeno così dicono, ma per alcune cose sono un pessimo insegnante, soprattutto le cose che riguardano la tecnologia. A me mi piace spippolinare con queste cose elettroniche. E allora, quando le faccio io, le cose sono fatte meglio. Tento di spiegarle agli altri, ma non sono così convincente perché alla fine ci mettono più tempo le persone a fare quello che gli sto istruendo, che mi innervosisco e alla fine le vado a fare io. Faccio prima io da solo, che risparmio tempo e così è anche meglio. Per cui sono un pessimo insegnante per alcune cose. E così la persona che dovrei istruire, a cui dovrei insegnare quella certa cosa, non capisce niente. È frustrata ovviamente perché non l'ha mai saputo fare, non lo sa fare e probabilmente non mi chiederà mai più di chiedergli come si fa, perché non sono un buon insegnante in quei settori. Dio, ringraziando Dio, è esattamente il contrario, la cosa assolutamente contraria di quello che faccio io. Da Dio sa fare tutto. Di tutto, molto meglio di me o di qualsiasi altra cosa, ma vuole comunque che noi partecipiamo a quello che lui sa fare, cioè intervenire nel mondo. Lui sa intervenire nel mondo, lui sa farlo, ma vuole che noi partecipiamo assieme a lui, perché che siamo coinvolti con quello che lui fa. Allora, che cosa sta facendo Dio in questo momento dunque? Come sta provvedendo a questa pandemia? Voglio leggere assieme a voi un brano da Atti che qualche giorno fa ho ascoltato da una riflessione che ha fatto Marvin Oxenham, non so se l'avete visto, io l'ho girata sul gruppo della Chiesa, che parlava proprio del come reagire come credenti alla pandemia. E Marvin Oxenham ha citato questo versetto di Atti che adesso vi vado a leggere, è Atti 11 dal 27 al 29. Dice così: in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea. Allora, diceva Marvin, che cosa c'entra questo con il coronavirus? Lui affermava, beh, c'entra molto, perché
c'era in atti una situazione che stava impattando tutto quanto il mondo. La frase che usa Luca in mondo si interpreta proprio il mondo conosciuto, il mondo tecnologico che era l'impero romano. È esattamente quello che sta avvenendo in questo momento. C'è un grosso impatto nel mondo conosciuto, nel mondo tecnologico, la parte nord del mondo, la parte del sud del mondo, per fortuna al momento è risparmiata, ma tutto quello che sono le nostre città ipertecnologiche sta vivendo una situazione come avrebbe vissuto il mondo al tempo di Luca, una grande carestia. Noi abbiamo una pandemia, non c'è carestia di cibo, ma c'è un grosso impatto sociale per quello che riguarda il coronavirus, che coinvolgeva tutta quanta la Terra, o almeno gran parte della Terra. Allora, dov'è Dio nella situazione che stiamo vivendo in questo momento? Dov'è il Dio, visto che il Covid-19 uccide, ha già ucciso e ucciderà migliaia di persone, temiamo milioni di persone? Allora, dov'era Dio all'epoca di Atti? Dov'era Dio se di lì a poco sarebbe scoppiata in tutto il mondo una carestia che avrebbe inciso sulla vita di tantissime persone? Vedete, nel versetto di Luca non dice che la carestia è una punizione di Dio, non lo afferma. Si limita a dire che ci sarebbe stato un evento, la realtà della vita dopo la caduta è questa, il male c'è, non siamo più in Eden, dove il male era legato in un posto, ma il male è presente nel mondo, è slegato in questo momento, verrà legato di nuovo con la seconda venuta, ma in questo momento il male esiste. Per cui la pandemia, come la carestia, non sono punizioni di Dio, almeno in questo caso, sono delle cose che succedono. Allora, vuole Dio intervenire in una situazione del genere? Certamente sì. Dio può intervenire in una situazione del genere? Certamente sì. Allora, rileggiamo il versetto 28 di Atti 11, che dice: E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. Allora, chi è che ha suscitato la profezia di Agabo? Non è che Agabo si è mangiato i peperoni la sera prima, è andato a letto e ha fatto un brutto sogno dicendo: Ah, non potrò mangiare più peperoni per tutta la vita, ci sarà una carestia. Il versetto dice: predisse mediante lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, non dice lo Spirito Santo, in questo momento noi lo chiamiamo Spirito Santo, ma dice Spirito. Lo Spirito è l'inizio della parola. La Bibbia inizia con lo Spirito, il versetto 2 di Genesi inizia con proprio la parola, e lo Spirito aleggiava sulla superficie delle acque. Per cui lo Spirito è la prima cosa che è stata presente su questa terra. E in questo momento lo Spirito diceva ad Agabo di proclamare che ci sarebbe stata questa carestia. Dio può sembrare indifferente a ciò che accade nel mondo. Può sembrare che ha acceso il fornello sotto la pentola, ha messo l'acqua a bollire per la pasta e poi ha preso e se n'è andato in un'altra stanza, e l'acqua bolle, va fuori e poi Dio ritorna: Ops, no, scusate, mi ero scordato che avevo messo l'acqua a bollire. No, Dio è interessato, Dio vede, Dio è presente. Vedeva la carestia, come vede il Covid-19 adesso, come vede tutte quante le altre cose brutte che accadono al mondo. La domanda era: vuole Dio intervenire sulla carestia? Certo che sì, certo che sì, altrimenti non avrebbe suscitato in Agabo il sogno, la profezia che Agabo stava facendo, quella visione. Tu potresti dirmi: e allora, se lo sapeva, se lo vedeva, perché non ha agito contro la carestia all'epoca e non agisce contro il Covid-19, contro il coronavirus in questo momento? Poco fa parlavamo della preghiera. Quando preghiamo, diveniamo in un certo senso collaboratori di Dio.
questa non è un'affermazione di Marco, questa è un'affermazione di Paolo. In Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 9, Paolo afferma: noi siamo infatti collaboratori di Dio, cooperiamo assieme all'opera di Dio. E in Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 1, dice: esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Per cui vedete che noi siamo collaboratori di Dio in preghiera, ma non solo, ma non solo. Dio ci vuole coinvolti nella sua opera di salvezza, che mette in campo quando ci sono le emergenze. Ma Dio, in questo versetto di Atti, dice che non dobbiamo solo pregare. Non dobbiamo solo pregare. Leggiamo il versetto 29 di Atti, che dice così: i discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea. Dio vede e Dio agisce. Come? Attraverso la Chiesa. La chiesa di cui parla Luca in Atti è la chiesa primitiva, proprio l'inizio della chiesa, e era una chiesa assieme ad altre chiese. Attraverso la sua chiesa, quella di Agabo, dove Agabo fa la sua profezia, la chiesa, quella, sovvenziona altre chiese che stavano in Giudea. Dio non aveva mandato la carestia. La carestia era un evento brutto che accade nel mondo, in un mondo caduto. Viviamo un mondo dopo la caduta, un mondo dove c'è il peccato e dove c'è il male, dove le creazioni, il coronavirus è opera di Satana, che vuole il male per l'uomo, non il bene per l'uomo. Così come non ha mandato il coronavirus, non ha mandato la carestia, ma può mandare chi? Abbiamo detto che noi siamo i collaboratori di Dio. Quelli sì, quelli possono essere mandati, quelli Dio li manda, come dice Paolo. Sì, ma come siamo, come facciamo Marco? Siamo tutti quanti bloccati a casa. E poi devo fare forse una colletta per qualcheduno? Non sto dicendo questo, forse anche. Se ci fosse una colletta che servirà per la ricerca contro il coronavirus, è un'ipotesi possibile. Ma soprattutto il fatto del come posso io essere collaboratore di Dio, stando a casa, uscendo soltanto per quei pochi periodi che il decreto 11 marzo ci dà, per cui per andare dal medico, per andare in farmacia, per andare ad accudire un nostro parente ammalato e per andare a prendere del cibo, oltre chiaramente chi deve andare al lavoro. Beh, esattamente lo stiamo facendo la mattina assieme, lo stiamo facendo in maniera virtuale assieme. Questa mattina agiamo in maniera virtuale, ma siamo una chiesa e nondimeno stiamo ascoltando la parola del Signore. Allora, come possiamo fare? Ci sono persone che conosci, con cui interagisci sui social, su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, tutte le altre cose, che magari si sentono soli, hanno tanta paura. Io ne conosco tante di persone che sono profondamente spaventate, che sono terrorizzate e pubblicano dei post che sono realmente da attenzionare a qualche psichiatra, perché non dico che sono pensieri suicidi, ma poco ci mancano. Ci sono persone completamente distrutte da questa situazione. Io al negozio dove lavoriamo noi, in un appartamento vicino c'è una persona che è da un mese che non esce di casa, e tutti ci stiamo chiedendo di come possiamo fare per farla uscire di casa, di farla interagire, perché questa alla fine diventa pazza a stare tutto questo tempo assieme. Ci sono persone che conosci? Allora, questo è proprio il momento di supportarle.
di fargli sentire una voce amica, una telefonata. Vi ricordate le cose vecchie, le vecchie cose di questi aggeggi qua? Una volta servivano anche a telefonare, anche a persone che non hanno la tecnologia di WhatsApp e di altre cose. Hanno comunque un telefono. Fargli un colpo di telefono per sentire come stare, per fargli sentire una voce amica. Questo è intervenire da casa nella possibilità di migliorare le persone nel loro impatto verso una situazione del genere. Poi ci sono i social. Pubblichiamo cose che siano positive. Smettiamola di essere esclusivamente negativi. Sul andrà tutto bene, poi ne parliamo. Perché quello sì è una cosa positiva, ma anche no. Poi ne parliamo alla fine tra poco. Per cui utilizziamo di mettere post che siano incoraggianti. Devo dire che molti stanno esaltando la risposta della nazione Italia e quello è bello da vedere, assolutamente. Però incoraggiamo anche le persone attraverso la parola, tramite il fatto di far sapere che Dio è in controllo. Preghiamo lo Spirito Santo affinché ci mandi dei versetti, ci faccia leggere delle cose che possiamo ripostare per essere di aiuto e di supporto agli altri. E poi ci sono altre cose che possiamo fare. Se magari abitiamo vicino a noi dove abitiamo ci sono persone anziane che conosciamo, che magari sono da sole. Forse quando esci, fagli un colpo di telefono, una bussata alla porta, di dire: ti serve niente? Ti serve qualche medicina? Ti serve che ti compro qualche cosa? Chiaramente con le dovute accortezze, mascherina, guanti e tutto il resto. Ma andiamo da loro per sentire se hanno bisogno reale di qualche cosa. Altre persone sono terrorizzate di ammalarsi e magari gli serve qualche conforto, che sia differente da quello che sente in TV o che sente o che vede sui post. E diamogli una prospettiva differente, diamogli la prospettiva di un Dio che è vicino e che soprattutto non gode della sofferenza, ma è un Dio che è vicino nella sofferenza, che protegge, che spesso guarisce. Ma che comunque è interessato più alla nostra vita futura, al carattere che stiamo sviluppando qua per la vita che andremo a vivere di là, piuttosto che alla vita questa. Chiaramente non è che vuole il male per noi. Come ho detto in uno dei mini messaggi, la teologia qua si patisce perché di là si gioisce. Non è così, Dio non vuole il patimento delle persone, vuole il benessere, ma purtroppo le malattie e gli eventi del genere ci sono. Dicevamo, andrà tutto bene. Io non è che sono mica tanto d'accordo, infatti c'è stato un amico, Andrea Di Prose, Angelo Di Prose, che ha pubblicato proprio un post e dice: non andrà tutto bene, non andrà tutto bene. Magari andrà tutto bene col Covid, ma non andrà tutto bene. Allora, vi ricordate, abbiamo cominciato con il Salmo 91, vero? Quel versetto 3 che è visto come una affermazione che sarebbe connessa al fatto che Dio ci farà fuggire dalla peste micidiale. Ovvero il versetto 3 diceva: certo, egli ci libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. La peste micidiale è una frase che ricorre spesso nell'Antico Testamento. Era il segno della punizione divina, era il segno della punizione divina, che poteva essere sia per i popoli che stavano intorno al popolo di Dio, e Dio mandava la peste micidiale su questi popoli, e qualche volta la peste micidiale arrivava proprio nel popolo di Dio come punizione, di Dio, quando il popolo era disobbediente. Era un giudizio che Dio stava dando sull'operato dell'uomo. Le cose non andranno bene, le cose non andranno bene, le cose andranno sempre peggiorando. Non lo dico io,
Lo dice Gesù in Matteo e anche in Marco, quando parla in un versetto della desolazione, dell'abominazione. Non vi faccio uno studio su questo perché è complicatissimo il testo, ma voglio soltanto leggere con voi e con questo in pratica concludiamo. Matteo 24 da 29 a 30. Dice così, questo è Gesù che parla. Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Non andrà tutto bene, non andrà tutto bene per chi non avrà creduto in Gesù. E questa è una cosa che dobbiamo dire in questo momento di estrema necessità, di estrema paura. Questo è il momento di testimoniare alle persone che forse andrà tutto bene per il Covid-19, forse la scamperanno a questo o a qualche altro virus letale, ma principalmente non la scamperanno, non andrà tutto bene, non scamperanno il giudizio di Dio sulle loro vite se non passeranno attraverso la porta che è Gesù. Non lo scamperanno, non usciranno, non riusciranno ad andare avanti oltre questa vita. La loro vita si interromperà qua e riprenderà dalla parte sotto giudizio eterno. Cito spesso questa frase di C.S. Lewis che dice: Dio sussurra nei nostri piaceri, parla nella nostra coscienza, ma urla nelle nostre pene. È il suo megafono per risvegliare un mondo sordo. La sintesi di questa citazione è questa: Dio sussurra nel vento, ma urla nella tempesta. Quella che stiamo affrontando è una tempesta. È una tempesta. E Dio sta urlando nelle pene di milioni e milioni di uomini e donne per farsi ascoltare. Tu chi sei? Tu sei un collaboratore di Dio. Tocca a te e a me essere il suo megafono. Fermiamoci a pregare. Grazie, Signore, che tu sei un Dio che sei presente. Sappiamo che in questo momento tu vedi il male e tu stai proteggendo anche miliardi di persone da questo virus. Ti preghiamo di intervenire, Signore, ma ti preghiamo ancora di più di farci tuoi testimoni, fai che siamo il tuo megafono. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Sì, Dio, sì, Gesù, voglio essere il tuo megafono, io voglio amplificare il tuo messaggio alle persone che incontro, a quelle che incontro virtualmente, a tutte le mie conoscenze sui vari social. Voglio ricordare che tu sei in controllo, che tutto andrà bene forse per questo virus, ma che non andrà bene se loro non piegheranno il loro ginocchio davanti al trono di Gesù. Ti prego, Signore, di rendermi capace, consapevole e di avere la potenza della tua parola. Mettimi in cuore quello che devo dire alle persone, mettimi in cuore quelle che sono le tue azioni verso il popolo che è spaventato in questo momento, di come poter intervenire, di come essere il tuo megafono. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.